sto sentendo adesso che sto iniziando a vedere diversi pazienti al tirocinio in ospedale, sto facendo anche tante supervisioni, quindi sento che sto crescendo e sento che finalmente sto integrando la BTE nella clinica, di fatto, che era la cosa che mi angustiava perché io che ho la mania del controllo, del perfezionismo. Cioè, è stato proprio un salto per me questo, nel senso che per me era difficile immaginare come concretamente lavorare col paziente davanti rispetto appunto al lavoro con gli archetipi, per esempio. A me poi mi si sono aperti tanti, cioè è avvenuto naturalmente il discorso appunto della via del metodo, nel senso che ho iniziato non tanto a proiettare e a cercare di capire il paziente, in che trance è, in che qualità è, ma ho cercato intanto di stare io, di essere la BTE in qualche modo e far scendere qualcosa nel momento in cui io lo sentivo, che può essere anche, ad esempio, mi è capitata una seduta settimana scorsa in cui a un certo punto, a metà seduta, ho detto vabbè, chiudiamo gli occhi e abbiamo fatto semplicemente il passaggio dallo zero. Questa ha aperto gli occhi. No, dottoressa, io adesso sono un'altra persona. Che ho detto, ma porca miseria, abbiamo fatto solo un passaggio dallo zero. Svoltata. No, adesso vedo tutto diversamente. E lì ho proprio capito che è proprio questo discorso di fiducia e di lasciare che sia, senza troppa mente, nel senso che poi sono cose che appunto abbiamo acquisito. Fanno un po' parte di noi e quando devono affiorare, affiorano. E per me questa è stata una grande scoperta. Probabilmente ha a che fare con l'autorizzarmi, con l'avere fiducia in me prima di tutto e nel fatto che, cioè non è fiducia in me nell'ego, ma fiducia nel fatto che posso abbandonarmi e farmi canale, quello. Perché io, Pierre, ho sempre pensato guardandoti, sì, vabbè, ma certo, lui è uno sciamano, cioè. Ho capito, però io cosa vuoi che faccia col paziente lì? E invece scoprire che si può essere davvero canale. Ho iniziato a sperimentare la captazione, che di nuovo è una di quelle cose che dicevo: no, vabbè, io non potrei mai. Poi davanti a un paziente che non conosco, poi di qua, poi di là. Però la cosa che mi ha dato più soddisfazione in questo periodo è proprio questo fatto di tirare giù anche solo una piccola cosa. Ad esempio, sto lavorando con tantissimi pazienti oncologici e c'è un uomo che ha 52 anni, che ormai ha metastasi ovunque, però lui sta bene fisicamente, non ha nessun sintomo e quindi lui vive cioè questa situazione un po' particolare, perché lui di fatto è nel fine vita, ma non lo sa, non se lo dice, non si rende conto. E abbiamo parlato del tema della rabbia, lui ha detto che non ha mai espresso rabbia in vita sua, però si sentiva che di fatto c'era un senso di ingiustizia per questa cosa che sta vivendo. E io ho detto, bisogna che lui contatti la sua rabbia, adesso facciamo, le dico di fare così. Lui ha fatto così e anziché contattare la rabbia ha contattato il guerriero di luce. Per cui è entrato in uno stato di, cioè, ma proprio era visibile il cambiamento, proprio di potere personale. E quindi sì, è proprio la magia di integrare la BTE. Io metterei l'accento, io ero una controllata, eccetera, e io pensavo che a me potuto, ma io, questo salto tanto l'hai fatto e delinea proprio due mondi. La sfida a quel punto è che io non ritorni più qua, non mi identifichi con quella che tanto io sono una controllata, tanto non sarò mai. Quindi avete ti dà gli strumenti per stare qua. Però in ultima istanza c'è sempre questa sfida interiore, però perché si parla di guerriera e di guerriero? Guerriero non perché fa la guerra, ma è questo combattere costantemente contro i propri demoni. Tra virgolette, la guerriera di luce, la guerriera consapevole, si accorge quando si identifica con quella. È una mappa. Considerare il caboclo vuol dire, oppure se preferite essere nel sé, vuole dire, io posso identificarmi, tra virgolette, cioè comportarmi come se, quindi onorare pienamente la mia natura.
L'ho fatto, lo faccio, ho gli strumenti per farlo, posso farlo. L'altra cosa che stavo mettendo a fuoco adesso è che questo passaggio c'è stato quando io ho smesso di preoccuparmi, cioè come se io avessi spostato dentro di me il focus dal paziente a me. E quindi mi sono detta, la cosa più importante è che tu stai in quello stato. E focalizzandomi su questo e connettendomi io, già solo quello cambia le cose.